artisti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, a cui viene data una possibilità proporre lavori che sappiano rappresentare le tendenze estetiche attuali. Talent Prize cerca da tempo di dare rilievo alla creatività, premiando chi al coraggio unisce la concretezza. Una ricerca continua di belle realtà curata dalla rivista Inside Art, pronta a rinnovare l'appuntamento con il premio annuale. Una bella mostra, una mostra che rappresenta la migliore gioventù italiana dell'arte contemporanea. Talent Prize giunge alla 9ª edizione e presso il Macro di Via Nizza sono visibili opere suddivise in due sale, 4 da una parte, 9 dall'altra, per un percorso in grado di suscitare curiosità tra i visitatori. Molto stimolante il fatto che ci sia sempre di più nella creazione, nella ricerca di fonti di ispirazione in una lettura più tecnico-scientifica della realtà. All'interno dell'area denominata Project Room 2, ecco i lavori giunti in finale. Ad aggiudicarsi la vittoria, l'artista classe 1976 Matteo Nasini. Sparkling Matter è il titolo della sua invenzione, basata sulla trasformazione delle onde cerebrali registrate durante il sonno in suono e materia. L'idea di questo progetto nasce da un interesse verso i differenti stati di coscienza che attraversiamo durante il sonno e una propria traduzione in suono e in materia. Ben 3 opere vincitrici di altrettanti premi speciali sono incluse nella mostra aperta al pubblico per tutta la seconda metà di ottobre.